Ma sarà il tour nei posti più meravigliosi che fra l'altro la buona parte di questi posti non l'abbiamo neanche mai fatti, tipo Piazza San Marco, Venezia, ecco, diciamo che ha questo genere di bellezza. E abbiamo accettato alla fine perché ci è stato offerto una serie di questi concerti. E allora abbiamo voluto così allungare questo nostro tour, iniziato dal titolo Amici per sempre l'anno scorso, con un bagno di folle ovunque, e sarà sicuramente anche questo tour molto bello anche incontrare ancora una volta il nostro numerosissimo pubblico che veramente ci stiamo accorgendo sempre di più. Che hanno sempre tanta tanta voglia dei Pooh, tanta voglia di noi. E noi ci siamo ancora una volta quest'estate sul palco. Tipo fare un altro mestiere, cioè reinventarsi da capo, un po' come quando, dai, noi abbiamo cominciato a fare i nostri concerti nelle balere, negli anni 60-70, poi abbiamo cominciato a fare i teatri, poi i palazzi dello sport, e ogni volta era uno step, no? Successivo, quando abbiamo fatto per la prima volta gli stadi, mi ricordo quando siamo andati a San Paolo, a Napoli. Per noi era una cosa devastantemente bella, una novità incredibile. La stessa cosa lo è in questo tour, perché siamo nell'aspettativa di questo momento emozionantissimo, perché insomma, Pompei, io dico Pompei, mi vengono in mente i Pink Floyd, dico Piazza San Marco, mi viene in mente Paul McCartney, per cui siamo high level, a grandi livelli. È stata una prova d'amore inaspettata, anche se sperata, perché ovviamente noi quando ci hanno proposto di fare San Siro eravamo spaventati, perché dopo 7 anni che non facevamo né dischi né televisioni né nient'altro, partire a fare un San Siro, insomma, un po' ci spaventava. Invece è stato pazzesco perché in 24 ore abbiamo venduto 30.000 biglietti e abbiamo proprio capito questa fame per la nostra musica che era ancora nell'aria, vera, costante, presente. E quindi è diventato un tour lunghissimo che si è concluso passando per Canada e Stati Uniti, si è concluso poi con i concerti di Capodanno e primo dell'anno, e adesso la voglia di ripartire, come diceva Roby, perché non potevamo dire di no, cioè eravamo pronti ad andare anche gratis in certi posti perché sono posti irraggiungibili. Vabbè, l'entusiasmo basta stare con loro, ti assicuro che l'entusiasmo avviene anche a me, che ho i capelli bianchi. Loro sono suonare con loro e penso che anche loro, fra di loro, capiscono che suonare insieme sia una cosa spettacolare. 300 canzoni, successe, le canzoni dei Pooh, succede così, che tu dici no, restare, e succede sempre qualcosa. Quindi questa prolunga di Amici per sempre, mi sembra che scriveremo gli amici per molto per sempre. Si può dire per molto per Per sempre? sempre, Per sempre. sempre, sempre, sempre. Insomma, la maggior parte sono italo-americani o italo-canadesi. E anche se sono arrivati alla seconda, terza generazione, per cui vengono con i figli, con i nipoti, che a tutti gli effetti sono diventati no, canadesi o americani. Ma è sempre molto bello perché noi gli regaliamo per una serata il sapore dell'Italia, portiamo la nostra italianità, la nostra musica, dove si riconoscono, dove tutti cantano e questo devo dire che è sempre, sempre molto, molto bello, perché c'è un entusiasmo enorme, no? Perché, come dicevo appunto, proprio li stiamo portando per una sera. L'Italia, la musica Casa in qualche italiana, modo. ed è quello che vogliono. Io credo che i Pooh abbiano una grande fortuna, abbiano un linguaggio molto comprensibile, anche se non facile, perché noi abbiamo avuto la grande fortuna di avere degli autori dei nostri testi, i quali erano il primo Valerio Negrini, che ha scritto delle cose devastantemente belle, ma non poi così alla portata di tutti, tale tanto che per esempio una canzone come Pensiero, no? Che tu pensi che sia una dedica d'amore
a una donna lontana, in realtà è un grido disperato di una persona ingiustamente carcerata. Altre canzoni, abbiamo parlato di emarginazione, abbiamo parlato di omosessualità quando nelle canzoni era impensabile. Per dire che velatamente all'interno della musica dei Pooh, che può destare una, così, una prima impressione di semplicità, non è poi così semplice, le cose sono molto più profonde di quelle che possono sembrare. Ed è questa la grande fortuna, perché grazie a questo approccio ho avuto la possibilità di arrivare a chiunque, di essere, come diceva il grande Pippo Baudo, largamente popolare, largamente nazional popolare, nonostante poi tutto questo è stato condito anche con una grande dose, credo, anche di talento, di strumentalità, di studio, di ricerca. Non ci siamo accontentati di fare piccolacchetti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certo, di non ripetersi in qualche esatto. modo. Ma sai, una band fa fatica a stare insieme. In un tempo come questo, che corre così veloce, è ancora più difficile. Noi abbiamo avuto la fortuna di nascere in quegli anni in cui, a parte che noi veniamo da quattro città diverse, siamo tutti figli di operai, di gente molto semplice, per cui abbiamo capito il valore del lavoro e il valore del denaro. E quindi non ci siamo mai montati la testa, anche se è arrivato il grande successo. E poi avevamo un unico fine noi, cioè i Pooh lavoravano per i Pooh. Ecco perché siamo durati così tanto tempo, oltre che per l'amore della gente, per il talento, come diceva Rodi, per la fortuna, per tutto quello che c'è stato intorno. Però insomma, noi abbiamo sempre lavorato per questo progetto. E adesso vedo che invece molti gruppi fanno fatica, perché c'è magari il cantante che svetta rispetto agli altri, avvengono delle diseguaglianze che all'interno di un gruppo non possono poi rendere coeso il gruppo. Noi siamo stati fortunati, ma anche bravi. Ah, le sorprese con i Pooh non finiscono mai. I Pooh sono una sorpresa. Perché no. Tu ne vedi uno e ne pensi quattro, ne vedi quattro e ne pensi uno, perché sono un corpo unico. Che cosa, come sono queste magliette? Non no, è la maglietta con la vecchia scritta. Ah, con la vecchia, sì, ti stavo dicendo, sono magliette con la vecchia scritta. Del 1966. 66-67, sono il primissimo nostro logo. Su questa maglietta che è diventata... Sì. Una da collezione. Iconica, carina da avere, no? È come avere il logo degli Yes o il primo logo dei Pink Floyd. Cioè, erano scritte che ti rimanevano in mente come erano fatte. Allora, buona estate. Buonasera a voi. Un logo importante perché è stato il primo. Certo. Un logo da portare nei luoghi.